E qui cadiamo su un altro dei punti che volevo toccare da questa mattina, che so che ci tieni, che è una cosa che, come dire, per la quale ti impegni e che infatti è venuta fuori a più riprese anche questa conversazione, che è il fatto appunto della formazione, dello studio delle scuole. Credo che per te l'Accademia sia stata fondamentale, non è stato semplicemente un passaggio, E, tant'è vero che appunto hai aperto poi una tua scuola di teatro a Firenze, giusto? Beh, in realtà non l'ho aperta io, l'ha aperta il Teatro della Toscana, mi è stato chiesto di dirigerla e io all'inizio ho detto no, e poi alla fine invece ho detto sì, ben volentieri, a patto che venisse fatta in un certo modo, e ci siamo riusciti, e cioè gratuita per chi la frequentasse e che gli insegnanti venissero da tutto il mondo. Io mi sono scoperto negli ultimi anni a dire alle persone che mi chiedevano: mio figlio vuole fare l'attore, che cosa faccio? E mi sono scoperto molto spesso a dire: se hai la possibilità, mandalo a Londra, mandalo negli Stati Uniti, mandalo in Danimarca, mandalo in Francia. E questa cosa non mi piace per niente, non mi piaceva per niente. Ma non perché io non creda al fatto che ci siano delle buone scuole di formazione, ma perché nel mondo la formazione del mio mestiere è in continuo sviluppo e ricerca, e da noi io ho la sensazione che sia un po' ferma, ma anche per progetti culturali, cioè per ragioni culturali. L'attore in Italia è o quello preso dalla strada o il grande attore ottocentesco. In mezzo, culturalmente, noi molto di rado siamo riusciti a costruire un attore. Ancora oggi, se ci pensi, i ruoli sono il povero derelitto, quello che sputa in testa a chi lo guarda. In mezzo, tutto quel cinema che è il cinema poi più ampio dell'uomo borghese, raramente è riuscito a trovare rappresentanti da noi. O c'era l'attore che schiacciava il volo, o c'era il regista che aveva in pugno quella storia lì, ma pochi e rari casi di attori che sono riusciti ad interpretare quella zona lì. Nel resto del mondo nel frattempo si è creata soprattutto una scuola che rispetta moltissimo il testo, che rispetta moltissimo la libertà dello spettatore di andare a teatro e godersi la storia capendo cosa succede, che sembra una banalità, ma io faccio spesso fatica. Per cui l'idea era di dotare i ragazzi degli stessi insegnanti che potessero avere l'occasione di incontrare se avessero avuto i danari per andare a Londra, per andare a New York, per andare in Danimarca. E quindi mi sono messo in moto usando soldi pubblici, collaborando anche con delle realtà private, con degli imprenditori, dei marchi, Daniele Lago, Samsung, Adidas, Nestlé, per usare bene quei fondi, e sono andato a prendere insegnanti da tutte le parti del mondo, ma non perché i ragazzi diventassero degli attori inglesi americani, anzi, perché i ragazzi si rendessero conto che il loro bacino mediterraneo era ed è capace di raccontare tanto se messo in condizioni di imparare tecniche che nel resto del mondo sono ormai insegnate da 30-40 anni. E quindi sono riuscito ad avere un insegnante di voce americana, un insegnante di recitazione inglese, un insegnante di recitazione italiana, un insegnante canadese, un insegnante argentino, un insegnante spagnolo, un regista turco, un insegnante di movimento inglese. E questi ragazzi, che sono pochi, perché non c'è richiesta di 400-500 giovani attori in Italia, e quindi è inutile che io destino la disoccupazione a 20 persone l'anno, almeno. E quindi un massimo di 16, ne abbiamo 11, e sono seguiti molto molto bene. Sono ragazzi che non avrebbero potuto permettersi, nella stragrande maggioranza dei casi, nessuna scuola, e sono orgogliosissimo invece che dalla provincia di Messina alla provincia toscana, anche a Roma, abbiano avuto la possibilità di studiare per 3 anni, e da poco ho la garanzia di continuare a farlo nei 3 anni successivi, nonostante questo non rientri più nei dettami del Ministero, però io mollare quei ragazzi non lo volevo fare,
e in più vengo da una generazione che non ha avuto così tanto il beneficio di avere qualcuno che ti voleva insegnare il mestiere. E non penso che sia dovuto, però io non voglio fare la stessa cosa, cioè io voglio che questi ragazzi siano più bravi di me, gli sto fondamentalmente dando la formazione che avrei voluto avere, ma penso, nel mio piccolo, che più saranno gli attori così, più il nostro cinema, il nostro teatro crescerà. E quindi io le mie soddisfazioni le sto togliendo. Mi piacerebbe partecipare a fare in modo che domani quello che facciamo sia migliore.